cittadini aspettano il nuovo ospedale e tutti i giorni fanno i conti con le difficoltà per raggiungere il sito attuale. Degrado parchi pubblici, l'appello dei residenti dell'Arcella dove l'erba è alta e i bambini non possono nemmeno giocare. Abbattuto dalle ruspe un boschetto in zona industriale a ridosso di Corso Stati Uniti e scoppia la polemica. Discarica, cielo aperto di copertoni e plastica a Ponte Vigo d'Azzere ripulita grazie a Rete Veneta, ma adesso spuntano le ramaglie. Telegiornale di Padova, buonasera e ben ritrovati. Parliamo dell'ospedale di Padova, ma non di quello nuovo, anzi mentre i cittadini aspettano appunto il nuovo ospedale, tutti i giorni fanno i conti con le difficoltà per raggiungere l'attuale sistemazione. Vediamo. Ricordare che chi si reca in ospedale lo fa perché ha un problema di salute o deve assistere qualcuno che ha un problema di salute può apparire un'ovvietà, ma forse non lo è più se accanto all'odissea che devono patire i pazienti per raggiungere l'ospedale di Padova si affiancano i tempi biblici che la città sta impiegando nel dare il via libera ad una nuova struttura attesa da 20 anni, la cui necessità è resa evidente anche da tutti i limiti di una situazione in cui può diventare un'impresa persino trovare un posto per l'automobile. Aspetta, è difficilissimo. Non si trova nessun tipo di parcheggio. È quasi una lotteria, insomma, una vincita alla lotteria. Alle 10:30 abbiamo girato fino oltre le 11, abbiamo girato tutte le vie qua attorno. Dopo in fondo di là abbiamo trovato finalmente. Un'odissea della quale ci dicono fa parte anche un servizio di trasporti giudicato insoddisfacente da diversi utenti. Non arrivi da nessuna parte, se devi poi avere delle coincidenze. Non saprei neanche come eseguire un tragitto, quindi non mi fido. Alcuni si arrangiano con la bicicletta, ma è evidente che spesso chi va in ospedale non sia certo nelle condizioni di potersi sobbarcare una faticosa pedalata in mezzo al traffico, magari sotto un sole cocente o sotto la pioggia a seconda della stagione. Voci di cittadini che ribadiscono un'urgenza che si scontra con una politica che ha impiegato 4 mesi per portare in consiglio comunale l'accordo di programma firmato in regione e che ora deve ancora compiere i passi amministrativi necessari alla cessione dei terreni di Padova Est. Speriamo che prima o dopo lo facciano, perché è molto difficile sia raggiungere la parte, sia raggiungere anche l'ospedale, sia parcheggiare. Se uno sta male non è che parcheggia lontano, vuole parcheggiare vicino per arrivare più velocemente possibile. Degrado parchi pubblici, l'appello dei residenti dell'Arcella dove l'erba è alta e i bambini non possono giocare. Vediamo. Giardino di Via Temanza, un'area verde di ristoro per i cittadini che vivono all'Arcella. Non servono commenti ad immagini che parlano da sole. Belle certo le margherite in primavera, ma qui i cittadini non ne possono più. E per questo la signora Maria Giovanna si è rivolta alla nostra redazione. Le cose si stanno ripetendo. Dall'anno scorso non è cambiato assolutamente niente. Lo sfalcio dell'erba non è avvenuto o non è stato programmato, sono in ritardo. Chi lo sa? Domanda, perché è un continuare a farsi questa domanda. Non c'è un riscontro sulle richieste che noi facciamo, soprattutto per i nostri bimbi, perché non possono venire in parchi dove ci sono zanzare alla fine adesso e sporcizia. Spesso con la bambina l'erba è alta da parecchio tempo, quindi non l'hanno tagliata. Siamo stati spesso in questo giardino. Un anno fa, come in altre zone della città, l'erba cresceva a dismisura senza alcuno che vi ponesse rimedio. Un anno fa però Padova non aveva un sindaco. Pensavo che la cosa fosse proprio una cosa momentanea, non c'è il sindaco, ma la cosa dovrebbe migliorare. La cosa non è migliorata, quindi ci ritroviamo proprio abbandonati. E non è l'unica zona di Padova, nella stessa Arcella, ci racconta la signora Maria Giovanna, ma anche da altri quartieri in redazione stanno arrivando segnalazioni, promesse elettorali non mantenute, dicono i cittadini che si sentono dimenticati. Caro sindaco, lei ci aveva promesso in sede elettorale tantissime cose, forse qualcuna le ha mantenute, ma poche, secondo me non sono visibili. Abbattuto invece dalle ruspe un boschetto in zona industriale a ridosso di Corso Stati Uniti e scoppia la polemica.
È polemica con il comune sul taglio di numerosi alberi nella zona industriale di Padova, sull'argine lungo via Venezuela. La solleva il portavoce provinciale di Fratelli d'Italia, che si domanda come mai questa amministrazione, schierata a favore del verde fin dalla campagna elettorale, non abbia protestato e preso pubblicamente posizione contro l'abbattimento di quest'angolo di verde. I cittadini si sono lamentati, mi hanno contattato immediatamente per farmi presente ciò che stava accadendo, ma anche perché siamo in piena primavera e in questo momento iniziano a nidificare gli uccelli. Non si capisce perché un'amministrazione che deve essere sensibile all'ambiente, che quando c'è un piccolo parchetto da inaugurare subito si fa vedere e non blocca questi scempi ambientali che danneggiano il nostro territorio e soprattutto dentro la zona industriale di Padova teniamo il verde, teniamo questi alberi. Fratelli d'Italia promette di interessarsi sui motivi del taglio, sperando che si tratti di un'emergenza ambientale, magari legata a malattie delle piante o altro, perché in caso contrario sarebbe evidente il danno per il territorio e per la comunità, sia che si parli del centro cittadino come delle periferie e delle zone industriali. Stiamo appunto già attivandoci per capire cosa sta succedendo, perché non è spiegabile né il momento né ciò che sta, questo disboscamento che si è attuato. Una discarica a cielo aperto di copertoni e plastica a Ponte Vigo d'Arzara invece è stata ripulita grazie a Rete Veneta, ma adesso spuntano le ramaglie. Sì, anzitutto vogliamo ringraziare anche la vostra televisione perché come sempre raccoglie le segnalazioni dei cittadini in modo molto puntuale. Allora, voi come avete già le immagini di repertorio, qui c'era una discarica a cielo aperta, soprattutto di copertoni e materiali in plastica civili e industriali che formavano appunto questa discarica che era molto invasiva. Adesso finalmente è stata ripulita. Eravamo stati qui il 5 febbraio e le nostre telecamere avevano documentato una discarica a cielo aperto, con copertoni e plastica abbandonata, a due passi dal capolinea del tram a Ponte Vigo d'Arzere. L'area, grazie al nostro intervento, è stata ripulita, ma nel fine settimana, quando i padovani hanno avuto il tempo di tagliare il giardino, hanno ben pensato di buttare ramaglie e terra qui. Questo posto è diventato un luogo praticamente di smaltimento del verde. Questo significa che la raccolta del verde attraverso i bidoni è assolutamente insufficiente. Questa non è una polemica, qui si tratta di trovare una soluzione ecocompatibile. E dai cittadini arriva una nuova proposta. Allestire, diciamo così, dei centri di raccolta del verde, allestendo dei grandi contenitori in legno, per cui i cittadini che non riescono a smaltire con dei bidoni possono tranquillamente venire a sversarli in questi contenitori. E da Padova è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci.